Bentrovati, il nostro TG Architettura. Siamo tornati per raccontarvi, sì, di un concorso, ma finalmente abbiamo i vincitori. Protagonista è la fondazione Bauhaus Dessau, che appunto ha annunciato i nomi dei vincitori del concorso per la realizzazione del nuovo contenitore per la collezione di oggetti legati alla scuola di design fondata da Walter Gropius proprio a Dessau. Un museo all'avanguardia da realizzare entro il 2019. Il primo premio è andato al gruppo spagnolo González Hinz Zabala, ex equo, con il team invece che arrivava da New York, Young and Ayata. Il progetto del team spagnolo è lineare, il museo è concepito come una barra allungata parallela alla strada e l'involucro di vetro dell'edificio invece definisce sia la zona della reception che gli spazi della mostra temporanea. Rimanendo in tema di concorsi, il team Camaca del Politecnico di Milano, composto da Greta Caterina Malavolti, Catarina Palik, Marta Iole Procaccio e Matteo Rapini, si aggiudica il concorso per la progettazione di un centro nautico sulle sponde del lago di Ohrid, in Macedonia. I giovani progettisti vincono nella sezione studenti della competizione lanciata da Archmedium. La volumetria del progetto, apprezzato per la sua presenza paesaggistica e materialità adeguata, è definita da una semplice linea orizzontale. Inizia aggrappandosi alla montagna e termina in un molo tra le acque del lago. Marcello, in primo piano ancora i concorsi, davvero ancora i concorsi, e c'è un po' lo zampino dell'Italia in quello di cui sto per parlarvi, perché è il team Galfetti, capeggiato dal maestro dell'architettura Aurelio Galfetti e composto dai suoi più stretti collaboratori, la luganese Carola Barchi e due italiani, Luciano Schiavon ed Alex Bragion. Ad aggiudicarsi sono loro il concorso di architettura per il progetto della nuova sede dell'IRB, ovvero sia l'Istituto di Ricerca in Biomedicina a Bellinzona, in Canton Ticino. Siamo in Svizzera, l'avvio dei lavori è previsto per l'autunno 2017. Nel team vincitore anche però gli italiani dello studio STEAM di Mauro Strada, specializzato in ingegneria impiantistica, che affianca poi due studi locali ticinesi, Erisel per la fisica della costruzione e l'antincendio, e poi c'è Messi invece per la statica. E protagonista dell'ultima notizia è la nostra capitale, Roma, dove infatti proseguono i lavori per il recupero della caserma Ferdinando di Savoia, a cura dello studio 5+1AA con Anna Laura Spalla. Il complesso è composto da 11 edifici, di cui 5 realizzati a fine Ottocento. Il progetto ha previsto un intervento di recupero, risanamento e rifunzionalizzazione dell'intero insediamento, con la ricomposizione della piazza principale nel suo disegno originale e la ricostruzione di un edificio degli anni Ottanta. Tutto è bianco come colore del rispetto, dell'attenzione, della cura. Allora Marcella, ci fermiamo, lo facciamo con un piccolo break, anche perché c'è un'intervista che vi vogliamo far proprio ascoltare e vedere anche con le nostre immagini, è l'intervista all'architetto Michele De Lucchi su Unicredit Pavilion.